Possiamo introdurre. E allora? Perfetto, mi pare che siamo pronti. Doveva iniziare il controesame della difesa. Il collaboratore è qua, quindi possiamo iniziare. Prego. Sempre solo per il verbale di dare atto della mia presenza, sì. Presidente, grazie. Ovvio. Ho dato atto, signore della presenza. Prego, signori della difesa. Avvocato Miglio, grazie signor Presidente. Io chiederei la cortesia al signor Giuffrè di essere sintetico, di rispondere quanto più sinteticamente possibile, senza fare commenti, perché non mi interessano né pontificali. La stretta risposta laddove può darmela, solo questo. Grazie. Quando ho conosciuto Bernardo Provenzano, Giuffrè? Tra l'80 e l'81. Chi glielo ha presentato? Probabilmente lo stesso Cicci Ventile. Quando lei esce dal carcere si mette in contatto subito con Bernardo Provenzano? Ho detto che successivamente sarà lui che si metterà in contatto con me dopo poco tempo e dopo poco tempo ci incontreremo. Il contatto è stato fatto, come ho detto, tramite Benedetto Spera. Tramite Benedetto. Quindi lei conosce Benedetto Spera, che rapporti c'ha? C'ha con Benedetto Spera? Lei con Spera Benedetto? Direi buone, anche se direi buone e mi fermo qua. Prego. Lei conosce Francesco Pastoia? Conosco Francesco Pastore, o meglio dire, conoscevo Francesco Pastore. E che rapporti era con Francesco Pastore? Ottimi. Ottimi. Ma lei era a conoscenza che c'era un conflitto tra Pastoia e Spera? Sono venuto a conoscenza che c'erano dei dissidi fra le due parti nella seconda metà degli anni 90, cioè fra, per meglio dire, sul finire degli anni 90. Lì anche per quello, diciamo, che avveniva negli incontri tra me, Benedetto Spera e Provenzano.
cioè sul finire degli anni 90 ci siamo resi conto che c'erano dei grossi problemi tra Pistoia e Benedetto Spera. Posso anche dire che Pistoia, data la vicinanza con il Benedetto Spera, aspirava già da prima ad un posto di prestigio nel mandamento di Misilmere per Montemezzagno. Prego. E i rapporti di Provenzano con i due quali furono in quel periodo? Che rapporti aveva Provenzano con l'uno e l'altro? Ma se quanto riguarda Benedetto Spera, mi sembra di averne anche parlato ieri. Diciamo che Provenzano è stato ospite a Belmonte Mezzagno, tant'è vero che quando io facevo gli appuntamenti con il Provenzano lì, era lo stesso Benedetto Spera che curava questa latitanza, mi veniva a prendere assieme ad un altro soggetto di Belmonte Mezzagno che era Nino Chinnici, che poi è stato ucciso. E poi strada facendo ci sono state un acutizzarsi, diciamo, delle lotte interne al mandamento di Belmonte Mezzagno, e poi Pistoia finirà in carcere per un periodo, non sarà più operativo. E diciamo che quando poi successivamente uscirà, mi sembra di averlo detto, che Benedetto Spera stava organizzando, poco prima di essere arrestato, un agguato per eliminare Ciccio Pistoia tramite Villa Grazia di Palermo, nella persona che allora ci dava una mano, di Giulio Gambino, che è morto. Prego. E quindi Provenzano, quando ci fu questo conflitto, in costanza di questo conflitto, si schierò con qualcuno, optò per uno dei due? Se sì, per chi? O stava con tutte e due? Ecco, questo voglio sapere. Diciamo che stava, come era spesso fare Provenzano, a vedere chi avesse la meglio da un punto di vista militare. Sì. Prego. Un attimo solo. Ecco. Senta, lei ieri ha detto che incontrava spesso Provenzano negli anni dal 1993-94, quando ha detto lei, dal 94 al 2001. Ora, Provenzano la metteva al corrente della situazione in Cosa Nostra, delle riunioni della cupola della commissione laddove lei non partecipava, cioè l'aggiornava della evoluzione dei rapporti interni a Cosa Nostra? Ma io dal 93, ha detto lei, dal 94 al 2001. 94 al 2001, lei l'ha detto, l'ho detto io. Ma io non ho parlato in questo periodo di commissione, tanto per incominciare. No, scusi, forse mi sono spiegato male. Lei dal 94 al 2001 avrebbe periodicamente e sistematicamente incontrato Provenzano Bernardo. Ricorda di averlo detto? Sì, confermo. Certo. Oh, perfetto. E io le chiedo, in questo arco di tempo Provenzano
le raccontava tutto quello che avveniva all'interno di Cosa Nostra. Ma a metà, andarle a dire mi raccontava tutto, come posso dire se mi raccontava tutto o meno? Cioè, diciamo che per quelle cose che mi raccontava, poi cioè, non è che io lo posso dare una risposta che mi raccontava 100 su 100, cioè non sono in grado. Non è in grado, quindi però l'aggiornava delle evoluzioni, dei rapporti interni ed esterni. Avvocato, giustamente nel momento in cui ci si incontrava, non è che si incontrava per prenderci caffè, che eravamo al bar, si incontrava per discutere, per poi magari... non so se erano tutti i discorsi che lui faceva, me li diceva o meno, cioè no, non è che lo posso rispondere a questa domanda. Senta, lei ha conosciuto Luigi Lardo? Ho detto di no. Di no, perfetto. Probabilmente no. E Madonia Giuseppe? Madonia Giuseppe ho detto di sì e le confermo che... Parliamo di Pino Madonia di Vallelunga. Sì, sì, di quel Madonia Giuseppe. Ilardo a quale famiglia apparteneva di mafia? Ma io veda, questo nemmeno lo so e nemmeno ho cercato di approfondirlo. So che era un parente di Madonia Giuseppe. Sì. Se fosse un nipote o meno, poi di altro non diciamo che... Io non ho avuto nessun contatto con Ilardo, se non per quei discorsi di cui ho detto, di cui mi ha parlato il Provenzano. E non sa nemmeno quale incarico ricoprisse o avesse ricoperto Ilardo? Ah, giustamente, se nel momento in cui era in contatto con il Provenzano, se nel momento in cui se il Provenzano si appoggiava per... messa a posto di lavoro eccetera eccetera, diciamo che aveva un posto di rilievo sia per quanto riguarda Caltanissetta in modo particolare, e siccome c'è stata sempre per quanto riguarda Madonia Giuseppe un legame anche con Catania, quindi il discorso trova una spiegazione in questo. Prego. Lei ha una conoscenza diretta, intendo, per essere stato presente a incontri tra Provenzano e Ilardo? Se ho detto che non lo conosco, non ho assistito ad incontri diretti con il Provenzano. E lei ha mai saputo che Provenzano abbia incontrato Ilardo? Sì. In quale occasione l'ha saputo? Chi gliel'ha detto? Me l'ha detto Provenzano stesso. E le ha detto dove l'aveva e quando incontrato? Cioè, dove l'ha incontrato non me l'ha detto. Come le ho detto, sapevo che aveva un contatto con lui tramite lettere. Sapevo che aveva un contatto che si erano visti, cioè si era appoggiato su lui e sulla zona di Catania e Caltanissetta. Sì, ma quando ricorda il periodo, se glielo disse? Saremo nel... Non ho sentito la risposta. No, ancora non ho dato nessuna risposta. No, mi scusi, non avevo sentito. Saremo nel 95. Ho capito. Senta, lei ha detto che c'erano voci, l'ha detto ieri, quindi non ci ritorno, che Provenzano sarebbe stato confidente dei carabinieri, addirittura lui e la moglie, in certa occasione. Lei ha parlato anche, ha detto, dell'arresto di Bagarella Leoluca, di Aglieri, non ricordo il nome, di Brusca, di Spera. È a conoscenza di chi ha arrestato questi quattro soggetti?
Di chi abbia fatto arrestare questi quattro? No, di chi ha arrestato, quale forza dell'ordine ha arrestato questi soggetti, questi suoi sodali? Onestamente, da chi sono stati arrestati? Onestamente non mi ricordo se sia stata la polizia o il carabiniere. Non se lo ricordo. Senta, lei ieri ha dichiarato che Provenzano, se ho ben capito, le avrebbe chiesto di sopprimere Ilardo. Ne conosce le ragioni? No, non la causale, non è diciamo, perfettamente il motivo così, del quale questo. Ilardo andava soppresso. Mi sembra che io ho detto che il Provenzano mi aveva dato incarico per cercare un posto. Appositamente per eliminare un soggetto, come ho detto, probabilmente non so se mi ricordo con precisione che si trattasse di Lardo o meno, questo particolare non vado a ricordarmelo. Mi ha dato incarico di cercare questo posto, cosa che io ho fatto e che poi successivamente non si è fatto niente, perché poi nel momento in cui Lardo è stato ucciso mi ha detto che non c'era più bisogno, che ci avevano pensato appositamente, che la persona che noi dovevamo eliminare era Lardo stesso. Senta, ricorda il momento, il periodo di tempo in cui Provenzano le fece questa richiesta? Diciamo che siamo ricollegandomi al discorso c'era la bella stagione che si avvicinava, siamo in primavera in questo modo, quindi febbraio, cioè non è che le posso dire del 96 con precisione, diciamo qualche mesetto prima dello stesso essere ucciso, comunque. Qualche mesetto prima? Essere ucciso. Ah, va bene. Allora, una risposta alla seconda. Qualche mesetto, sì, per precisare, che cosa intende per qualche mesetto? Variati mesi? Perché da noi qualche mesetto può significare pure un mese prima circa. No, due o tre mesi, qualcosa del genere. No, per precisare, grazie. Prego. Lei ieri ha parlato di Galea, da Catania, mi pare. Sa quale famiglia di mafia apparteneva? A Santa Paola. E con Bernardo Provenzano le risulta quali rapporti avesse? Galea? Galea, certo, è la sua famiglia. Ma che Galea avesse contatto con Bernardo Provenzano non lo so. So che Galea si incontrava con altre soggette del palermitano. Questo sì. E questi altri soggetti lei non li sa individuare o sì? Questi altri soggetti erano Giovanni Marciano di Passo del Rigano. Quindi per conto di Michelangelo la Barbera. Passo del Rigono, Bocca di Falco, per la precisione. E a conoscenza con chi fosse alleata la famiglia di Madonia e Madonia? Non l'ho capito. Con chi fosse alleata la famiglia di Madonia? Di Madonia. Madonia Giuseppe, sempre? Sì, sì, parliamo di Piddo Madonia. Ma come le ho detto, Madonia Giuseppe da sempre è stato alleato con Bernardo Provenzano. Sono stato alla Tetanta Bagheria assieme.
si incontravano spesso e volentieri a Bagheria e anche in altri posti. Come ho detto ieri, da sempre Madonia Giuseppe è alleato con Renato Provenzano. E la famiglia Santa Paola in che rapporti era? La famiglia Santa Paola, diciamo come Santa Paola in persona, penso che era in buoni rapporti anche con il Provenzano. Può ripetere l'ultima parte che non ho percepito? Cioè? L'ultima parte della risposta, Presidente, io non l'ho sentita. Le ultime parole che ha con Santa Paola penso che era in buoni rapporti anche il Provenzano. Ho capito. Ma aveva preso posizione, era schierato da un lato o dall'altro oppure no? Manteneva rapporti diplomatici e basta? Il Santa Paola? Sì. Il Santa Paola, come mi sembra di aver detto anche in altre occasioni, poi strada facendo determinate discorsi dello stesso Salvatore Riina non è che ne andava a condividere tanto, principalmente sul discorso della strage. Prego. E con Brusca e Bagarella come si rapportava? Brusca Giovanni, poi io non so dietro le quinte i rapporti che aveva Brusca con altre persone. Diciamo che su Catania avevano degli ottimi contatti, però con altri soggetti catanesi, e in modo particolare diciamo che questi contatti erano stati creati da Luchino Bagarella in modo particolare. E il soggetto proprio non mi viene in questo minuto che fosse. Quindi diciamo che avevano dei contatti per meglio dire si diceva che avevano dei contatti con altri soggetti di Catania. E non si ricorda chi? Non mi ricordo il nome, se mi viene glielo dirò. Lei ieri ha parlato di un sacrificio alla divinità. Può spiegare per cortesia questa sua intuizione? Cosa intendeva dire? Mi sembra di averlo detto che cosa intendevo dire anche ieri. Diciamo che nel momento in cui ha risposto con una il Provenzano in parole povere doveva essere l'unico a salvarsi. E c'era stato un accordo che avrebbe fatto arrestare tutti gli altri componenti assieme a Riina. Quindi ogni soggetto che veniva arrestato, ho detto che poteva essere considerato un sacrificio alla causa del Provenzano. E lei può individuare il nome di questa divinità? Se non è un soggetto evanescente, fumoso, c'ha un nome e un cognome, è una persona, è un'istituzione, e dica lei. Avvocato, scusi, io ho capito che la divinità è Provenzano. Ah, che la divinità è Provenzano? Ieri ha detto cose diverse. Un sacrificio, diciamo, alla divinità. Se lei invece... La domanda è mal posta. Ritiro la domanda allora, non avevo compreso il gergo del sacrificio all'interesse di Provenzano, venivano sacrificati secondo quello che dice Giuffre a vari boss mafiosi, diciamo, che venivano. Presidente, tramite un accordo, io non voglio suggerire niente, ma in questo diciamo discorso che è stato introdotto da una domanda dell'avvocato e che riguarda ovviamente una metafora, ieri il Giuffre di questa metafora ha dato un'interpretazione diversa.
rispetto a chi fosse la divinità. Non ha detto che la divinità era provenzano. Lo Stato, diciamo, poi che c'era stato fra il tramite, fra il provenzano, è un accordo sì, vabbè, dico, con l'istituzione. Metafora, sempre con sacrificare alla divinità. Vabbè. Quindi era lo Stato. Resta ignota la divinità. Leggeremo. Poi leggeremo. Vabbè, ma insomma, voglio dire, veniamo più a argomenti più concreti della divinità. Ha conosciuto Vito Ciancimino? Ho sempre risposto di no. Personalmente no? No. Lei ha parlato di missione, che Provenzano Bernardo le avrebbe detto Ciancimino è in missione. Ricorda quando le disse questo fatto, in che anno avveniva la missione o è avvenuta la missione di Ciancimino? Io devo notare, avvocato, che lei fa domande su esattamente su temi su cui l'imputato in reato connesso, cioè il collaboratore, ha già risposto. Signor Presidente, è vero che lui ha già risposto, sì. Però siccome questa domanda è propedeutica ad altre, perché dopo allora, di questa... Ma perché è propedeutica? Quello che è stato già dichiarato è già verbale, quindi lei può senz'altro passare alla domanda. Passo alla seconda domanda chiedendogli se missione e trattativa sono equipollenti. Sì. E le ha parlato sempre Provenzano, ha usato anche questo termine Provenzano con lei, oltre che in missione. Diciamo che nel momento in cui, come ho detto ieri, quando si parlò di missione, si parlava di discorse che il Ciancimino andava a affrontare nell'interesse di Cosa Nostra. Senta, lei ha detto... Ciancimino è stato mandato, questo era il senso, mi pare di aver capito, Provenzano, lei disse che Ciancimino era andato in missione, ma era andato mandato da chi? Da Provenzano. Perfetto. Ha parlato anche di rapporti di Ciancimino con i servizi segreti. Intanto le chiedo, mi può spiegare cosa sono questi servizi segreti? Mi può far capire? Gente di servizi. Io non è che abbia una cultura in materia, non ce l'ho, avvocato. Allora lei ha ripetuto pedissequamente una frase senza capirla? Cioè, sapevamo che vi sono un organo dello Stato che si muove diciamo di nascosto, che cerca di fare anche gli interessi dello Stato come servizio segreto di per se stesso. Poi quando parliamo di servizi segreti deviati, cioè, è il discorso, diciamo, che comincia un pochino a cambiare. Certo, però... Poi una cultura in materia, diciamo, no, un gelo, signor Presidente. È sufficiente questo. Lei ha affermato pure che Provenzano direttamente era in rapporto con i servizi segreti. Non è vero, non ha affermato questo ieri, anzi a domanda precisa, addirittura a contestazione, ha spiegato che non aveva queste cognizioni. È stata fatta anche la contestazione. Vale, non può dire lei ha affermato, ieri ha affermato esattamente il contrario. Faccia domande più precise. Lei sa, invece di dire lei ieri ha detto, eccetera, faccia le domande. Non sa deve necessariamente partire lei ieri ha detto. Lei fa la domanda a chiarimento. Lei vuole chiarito un particolare e la chiede. Sa se Provenzano era direttamente in rapporto con i servizi segreti? Non lo so questo. Non lo so. Gliene ha mai parlato Provenzano?
Di che cosa? Dei servizi segreti? Sì. Ma veda, se ne parlava nell'ambito, cioè, delle discussioni, però senza entrare mai nel merito dei discorsi specifici. È vero che lei aveva libertà, lei e i suoi amici, compreso Provenzano, libertà di movimento senza preoccupazione di essere arrestati quando vi muovevate in territorio di Bagheria e a Bagheria, pur essendo latitanti naturalmente? Ma io, come le ho detto, su Bagheria da latitante ci sono andato pochissime volte. Ho parlato di Bagheria, frequentato in un periodo in cui ero in modo particolare libero. Ho detto e ripeto che su Bagheria da latitante, poche volte, come ho detto ieri, quando c'era Pietro Loiacono e Monastero, ho detto poche volte e ripeto poche volte. Se io ho compreso bene, lei ha raccontato di un fatto, cioè di essere andato in un bar a prendere un caffè con altra persona? Lo vado a confermare. Questo è un discorso che risale all'inizio degli anni Ottanta. Degli anni Ottanta? Certo. Ah. E quindi era state... C'era Ciccio Intilo, mi sembra di aver detto. Quindi siamo 81-82, lì. E negli anni successivi questo è potuto avvenire, che lei sappia, anche ad altri suoi amici e compartecipi di mafia, che potessero girare tranquillamente? Ma vedete, su Bagheria giravano Presto Filippo tranquillamente da grande latitante, giravano tante altre latitante, Messicate Vitale, cioè un sacco di latitante che giravano là, si facevano appuntamenti tranquillamente e se ne andavano. No, no, poi di altro. In quali anni? Sempre in quel contesto di anni, diciamo 83-84, uno degli ultimi che mi ricordo, perché poi Presto Filippo sarà ucciso proprio a Bagheria. Certo. E quindi non devi andare oltre. Senta, Provenzano le ha mai parlato del papello? E ha parlato di missione, di trattativa e del papello? Ma parlare di papello, parlare di problemi di Cosa Nostra, penso che il discorso è uguale. Come termine papello non abbiamo mai parlato. Abbiamo parlato di problemi che andavano ad interessare Cosa Nostra. Okay. Ma sa se Provenzano avesse elencato queste richieste, questi problemi, quelli che lei definisce problemi di Cosa Nostra, cioè maxi processo, collaboratori, ergastolo e via discorrendo, lei sa se Provenzano ha mai fatto un elenco? Se abbia mai fatto un elenco scritto? Sì, scritto. Non lo sa? Ah, no. Sto pensando. Ah, no, no, per carità. Avvocato. Come qua è tutto attutito. Che abbia messo per iscritto il suo pensiero, non posso dare una risposta affermativa. Non lo so. Non lo so, bene. Lei ha conosciuto il figlio di Vito Ciancimino, il signor Massimo Ciancimino? Non ho conosciuto il signor Massimo Ciancimino. Non l'ha conosciuto. Non l'ha conosciuto. Ma ha saputo che questo signor Massimo Ciancimino aveva contatti con elementi di Cosa Nostra? Si sapeva che il figlio di Ciancimino, diciamo che era la persona a cui il padre si appoggiava. Dopo di ciò Si appoggiava per fare che?
perché io le ho chiesto. Se la sorpaggiava su discorsi, su contatti, eccetera, eccetera, facendo anche le veci del padre, sempre per conto nel Provenzano stesso. Lei sa se la trattativa si è conclusa? Se ha avuto una conclusione, intendo, e se sì, in che termine e in che senso? Direi di sì. No, direi di sì, no. Spieghi. Ecco. Ah, si è la conclusa. Domanda è questa. Perché? Nel momento in cui, come ho detto ieri, sì, il Provenzano successivamente ha detto che ora ci vogliono 10 anni di questa politica affinché le cose di Cosa Nostra si vanno a sistemare, mi sembra che tutto il discorso sia chiuso. Oh, ho capito. Presidente, prendo atto della risposta, non ho più altre domande da fare, grazie. La difesa non ha altre domande. Se ha domande. Sì, sì, sì. Prego. E allora, per la registrazione, in sede di nuovo esame, pubblico ministero Antonino Di Matteo. Volevo farle alcune domande a precisazione di risposte che ha dato anche e soprattutto ora in sede di controesame. Vorrei che fosse più preciso con l'indicazione degli anni in cui si manifesta il conflitto tra Ciccio Pastoia e Benedetto Spera. Sì, sì, ho capito. Per quello che io prenderò visione personalmente, dal 97, grosso modo in poi. Grazie. Poi ci vado un pochino, diciamo, perché sono cose che sono maturate, diciamo, negli anni, e che piano piano si andava capendo le cose in virtù di quello che succedeva. Prego, signor procuratore. Quindi, per quello che è a sua conoscenza, nel momento in cui Spera le fece tutta una serie di confidenze all'inizio degli anni 90, c'erano motivi di attrito tra Spera e Provenzano, oppure erano... Fra Spera e Provenzano? Sì. Oppure erano in accordo, per quello che lei sa. Come ho detto in un primo momento, e siamo nel 94... No, io le chiedo proprio lei ieri ha fatto riferimento a tutta una serie di confidenze che non riprendo, che Spera le fece anche nel periodo 90, 91 e poi 93, quando lei uscì dal carcere. No, nel 93, diciamo che, cioè, veda, il Benedetto Spera era forte di un discorso da parte della Commissione, perché Benedetto Spera è stata data comunicazione nella famosa riunione del dicembre del 91, che era stato nominato al posto di Ocello, che era stato ucciso, mi sembra bene, e che quindi c'era un passaggio a Belmonte Menzagno, e che il Benedetto Spera assumeva la carica di capocomandamento. Quindi c'è un discorso ufficiale deliberato da Salvatore Regina e da tutta la Commissione. Poi successivamente ci sarà dei fatti
che andranno a turbare radicalmente, diciamo, l'esistenza di Benedetto Spera, che culminerà con l'uccisione del fratello. Quindi all'interno stesso, poi, io di questo poi non posso più parlare perché sono in carcere, fra l'altro, quindi mi fermo là. Quando esco trovo, giustamente, Benedetto Spera, come era stato stabilito in sede di riunione nel 91, a capo del mandamento. E quando viene da me, già io so che a capo era a capo del mandamento di Belmonte Mezzani. Quindi in un primo tempo, diciamo che il Provenzano, cioè il Benedetto Spera, guardava tra altri nemici su Misilmene, tant'è vero che poi successivamente nel 90, dopo l'arresto di Bagarella, ci sarà l'uccisione di Lo Bianco e l'altro che lui riteneva di essere stati gli autori dell'omicidio del fratello. Quindi pensa che ci siano dei legami che vanno oltre, che portano a Luchino Bagarella, portano a Graviano, c'è cioè tutto un intreccio extra. Strada facendo, che poi continueranno i fatti di sangue, cioè la guerra interna fra le componenti Misilmene e Belmonte Menzagno, e anche all'interno di Belmonte Menzagno continuerà, e attorno al 2000, fra il 99, 98 e 99, Benedetto Spera comincia ad avere le idee abbastanza chiare. Poi ci sarà l'uccisione di Nino Chinnici, perché era considerato il braccio destro di Benedetto Spera. Strada facendo prenderà atto che Provenzano, in un discorso con il Ciccio Pastore, lo appoggiava. Tanto è vero che il Benedetto Spera, in diverse circostanze, quando noi ci incontravamo, diceva di fare venire a Ciccio Pastoia, di invitarlo il Provenzano. Il Provenzano non l'ha voluto fare. Quando tu ti vuoi incontrare con il Pastoia, incontrati per i fatti tuoi. A me non mi mettere nel mezzo, cioè non ha voluto mai fare un incontro con Pastoia e il Benedetto Spera, per motivi giustamente che poi ci rinfacciava Benedetto Spera davanti al Provenzano determinate circostanze. Ci sarà un momento attorno al 99 dove parteciperà il cognato di Ciccio Pastoia, e non mi ricordo come si chiama in questo minuto il cognato, e appositamente, siccome avevano anche discorsi di interesse con il Benedetto Spera, ci ha dato le soldi e gliel'ha consegnato. Però con Ciccio Pastoia, diciamo, non c'erano stato completamente, e tranquillamente le posso dire che poi, per avere avuto confidenza da parte del Benedetto Spera, che poi ci sono state anche degli incontri tra me, Benedetto Spera e Giulio Gambino, che era perfettamente convinto che il Provenzano appoggiasse dietro le quinte il Ciccio Pastoia. Ma diciamo che a monte ancora di tutto questo discorso c'è una lamentela da parte del Benedetto Spera dell'utilizzazione del Ciccio Pastoia all'insaputa della famiglia stessa di Misilmene, cioè che il Bernardo Provenzano si fosse messo nelle mani il Ciccio Pastoia all'insaputa
di Benedetto Spera stesso, della famiglia e di buona parte della famiglia di Belmonte Mezzagno. E questa era un'annotazione che Benedetto Spera aveva fatto, ed era una lamentela che spesso e volentieri faceva contro il Provenzano per essersi morso a muta muta, diciamo, senza dire niente a nessuno. Prego. Senta, altre confidenze lei le ha avute su temi di cui abbiamo parlato ieri da Carlo Greco e Pietro Aglieri. Io le volevo chiedere due cose. Quali sono stati nel tempo i rapporti tra Carlo Greco, Pietro Aglieri e Bernardo Provenzano? E poi un'altra cosa, se le risulta, se Carlo Greco, Pietro Aglieri abbiano incontrato Provenzano anche a Mezzoiuso. Confermo. Ha allora incontrato, tanto è vero che io riceverò un invito ora non mi ricordo con precisione l'anno, cioè a passare in un certo qual modo il Natale assieme al Provenzano, a Carlo Greco, a Pietro Aglieri e io. Io non ho, cioè se non ci sono motivi particolari rinuncio, perché non ho, mi sto con la mia famiglia. Ma dove? Su Mezzoiuso, questo discorso doveva avvenire, ed in modo particolare nell'azienda che dà sul lato Campo Felice, dopo l'azienda di Ecola La Barbera, che poi me l'hanno detto, e come ho detto alcuni appuntamenti a Borgomolara me le portava Carlo Greco, e se ricordo bene qualche appuntamento su Mezzoiuso me l'ha portato anche Carlo Greco, perché Carlo Greco, come ho detto, anche se era da latitante, in assenza di Pastore, che poi forse sarà stato arrestato, veniva a prenderci Carlo Greco stesso quando eravamo a Borgomolara a fare gli incontri con il Provenzano. Quindi in quel periodo posso affermare che il Carlo Greco e Pietragliere si incontravano anche nelle zone di Mezzoiuso. Ci può indicare approssimativamente il periodo, considerato che poi Carlo Greco e Pietragliere, se non ricordo male, vennero arrestati nel 97? Quanto... 96 dovrebbe essere. Se, no, è 97 il Pietragliere, se la memoria non mi inganna. Sì, può essere? Sì, sì. Quanto tempo prima vennero... Questo sarà un discorso attorno al 94, 95, qualche cosa del genere. Cioè da quando, come ho detto, poi il Provenzano in linea di massima si stabilirà sul territorio di Mezzoiuso. Lei già aveva fatto appuntamenti su Mezzoiuso con Provenzano quando riceve, diciamo, questo invito? Sì, perché io le prime difficoltà che avevo avuto era quando sono uscito dalla carcere, che poi siamo andate a Belmonte Mezzagno. Successivamente, diciamo che nel momento in cui passerà a Mezzoiuso, poi si prenderanno i contatti. Forse lì uno dei primi contatti è stato preso proprio da Carlo Greco, che mi ha fissato l'appuntamento con il Provenzano proprio a Mezzoiuso. Prego. Questo ha anche una spiegazione, perché Carlo Greco, diciamo, l'avevo nelle mani io, che ero latitante spesso nelle mie zone, fra l'altro. Prego, signor procuratore. Quindi, in maniera sintetica, tornando alla prima domanda che le avevo fatto, quali erano nel periodo, diciamo, 93 fino alla loro rispettiva cattura,
i rapporti tra Aieri, Carlo Greco e Bernardo Provenzano? E quella mezzoguarda buona. D'altronde per passare il Natale assieme a lui. Ma poi lei sa se effettivamente passarono il Natale assieme a Provenzano, sì, sì, a Mezzoiuso? Sì, sì, perché poi ne abbiamo parlato con il Provenzano, con Carlo Greco, ne abbiamo parlato tranquillamente. E lo passarono dove? In un posto nella disponibilità di chi? Forse l'avevo spiegato, signor procuratore, nell'azienda dopo quella di Cola la Barbera. Non so se si chiamasse Salvatore la Barbera. Sempre un parente di Nicola la Barbera? Sempre in quella, sì, sì, perfetto. Io vorrei chiarezza definitiva, anche se già ieri lei ne ha parlato, su un dato: omicidio Ilardo. Allora, lei ieri ha detto due cose, io non voglio fare domande suggestive, quindi le porrò una domanda, penso definitivamente chiarificatrice. Lei ha detto che a un certo punto Provenzano le disse che le forze dell'ordine avevano individuato uno dei luoghi di riunione a Mezzoiuso e ciò era avvenuto grazie alla soffiata di qualcuno. Poi ha detto anche che Provenzano le disse di cominciare a preparare quell'omicidio. Io voglio capire, intanto, se questi due argomenti hanno un nesso, se sono stati fatti nell'ambito dello stesso discorso, se lei ha saputo o ha capito che c'era un nesso a tra il fatto che qualcuno aveva con una soffiata consentito alle forze dell'ordine di individuare un luogo di riunione di Provenzano e B, il fatto che lei era stato incaricato di, con quelle modalità particolari, di cominciare a preparare un omicidio. Sono due discorsi distinte. L'allerta già che ci viene data è antecedente al discorso che mi fa per l'eliminazione. Tutto quel discorso che ho fatto su tutte le precauzioni che si dovevano prendere, che abbiamo prese un pochino tutte le persone che ci incontravamo e con il Provenzano e frequentavamo quelle zone. Successivamente il discorso di Ilardo, diciamo che è un discorso successivo. Ma di quanto? Di quanto? Un sei mesi, grosso modo, signor procuratore, sei mesi, sette mesi, cioè non è che vado con precisione, cioè andare... E allora, se... Io l'aiuto con le sue stesse, diciamo, affermazioni, ovviamente. Lei ha detto che il discorso di preparare l'omicidio, lo ha detto proprio poc'anzi, anche su domanda chiarificatrice del Tribunale, è avvenuto due o tre mesi prima rispetto a quando poi Ilardo venne ucciso. Perfetto. Bene. Ha detto stava iniziando la primavera. Lui parlava, scusi, me lo ricordo bene, signor procuratore, mi perdona, con l'approssimarsi della buona stagione ci possiamo mettere fuori. Sono un passaggio perfetto. E prego. Questo è un momento in cui Provenzano la incarica di questo omicidio. Quanto tempo prima le aveva detto le forze dell'ordine hanno individuato un luogo dove noi ci riuniamo grazie alla soffiata di qualcuno? Per quello che può approssimare, ovviamente, però... Un 5-6 mese, questa volta. Quindi, l'ha già detto. Quindi 5-6 mesi prima dell'approssimarsi della bella stagione. Perfetto. Perfetto. Bene.
E tanto è vero che mi ricordo che quando passavamo il torrente era meno d'acqua e ci dovevamo mettere gli stivali, quindi eravamo in inverno. Quando... Ora mi scusi. Prego. Quando è stato ucciso Ilardo, lei ha detto già che Provenzano le disse: ci hanno pensato a Catania, non c'è più necessità che tu fai niente. Ora, quando venne fuori attraverso atti processuali e vennero pubblicati anche dalla stampa Ilardo aveva avuto un rapporto particolarmente lungo e fruttuoso con un colonnello dei carabinieri, era stato confidente, giusto? Siete più tornati sul discorso con Provenzano? Oppure no? Ma lui su questo punto lei sapeva o ha saputo anche successivamente che Ilardo aveva un rapporto confidenziale con un colonnello dei carabinieri, l'ha mai saputo questo? Chiedo scusa, questa è prodromica. Poi credo di interpretare anche dalla stampa. No, sta pensando, perché voi non lo vedete. No, no, a me interessa anche dalla stampa. Perché poi certo, mi ha saputo in qualunque momento, in qualunque modo, dico, non necessariamente da Provenzano, da chi... Successivamente l'ho saputo dalla stampa, signor Procuratore. Dalla stampa... Poi se dopo un periodo di tempo si è saputo dalla stampa, no? Dopo un periodo di tempo, però sì. non ricordo che il Provenzano mi abbia fatto il nome specifico con chi il... Il nome specifico non gliel'ho chiesto, io le ho chiesto semplicemente se lei ha appreso, e se può dire quando poi, che Ilardo aveva questo rapporto confidenziale con un ufficiale dei carabinieri, no, non importa il nome. Se ricordo bene, signor Presidente, quando il discorso si è chiuso non se ne è parlato più. E quindi con Provenzano non ne ha parlato più, e invece dalla stampa lei poi ha appreso. Poi il discorso si è allargato, diciamo. Sempre se ricordo bene. E io le avevo chiesto, dopo aver appreso dalla stampa di questo rapporto di Ilardo con un ufficiale dei carabinieri, siete tornati sull'argomento con Provenzano, oppure no? Ha detto di no, dice che si è chiuso il discorso. Senta, lei ha parlato, ha descritto anche i luoghi, uno dei quali ha in qualche modo riconosciuto. Tenendo, posso fare una precisazione prima che lei parla, signor Procuratore? Prego. Vorrei ritornare sul discorso di quelle fotografie di ieri. Ci ho pensato e in nottata. Non vorrei che magari sia proprio la... perché come presa è sfocata, è da posizione magari un pochino diversa, che sia proprio l'azienda del collo alla barbiera. Mi è venuto per un discorso che c'era davanti un altro piccola casa, davanti alla costruzione, davanti alla casa stessa del... Mi scusi se l'ho interrotta, no. Prego. E quindi l'azienda... Ora lei dice che probabilmente riconosce nelle foto che le sono state esibite l'azienda di Cola la Barbera nella quale vi riunivate? No. Cioè, ci riunivamo, diciamo che non è... Che frequentavate, non lo so. Che frequentavamo, sì, perché poi, come ho detto, io con il Provenzano in quell'azienda come appuntamento non facevamo. Spesso dalla Velletta ce ne andavamo la sera assieme. Poi lui se ne andava per i fatti suoi e io me ne andavo per i fatti miei, dall'azienda di quello alla Barbera poi. E quindi ci siete stati insieme, dico, più volte con Provenzano? Sì.
Poi là magari si discuteva che c'erano altre persone nell'azienda della Barbera e poi ognuno ce ne andavamo per i fatti nostri quando ci venivano a prendere. Prima me ne andavo io e poi se ne andava lui. Prego. Però io volevo tornare su un fatto sempre legato a questi ripetuti incontri a mezzo iuso, perché lei ha detto una cadenza quasi di uno ogni 20 giorni per 7 anni, quindi saranno numerosissimi. Ieri ho dimenticato a farle non una fino domanda. Ah, giusto, sì. Prego. Ho dimenticato a farle una domanda. Lei, Giuffrè, come venivano organizzati questi incontri? In che senso? Lei veniva chiamato, veniva convocato e nella convocazione le diceva ci incontriamo qua o là? Oppure è capitato che lei qualche volta già sapeva da prima, dal precedente incontro, che Provenzano l'avrebbe ritrovato lì? Come veniva organizzato ogni singolo incontro a cui lei partecipava con Provenzano? Diciamo che il punto di riferimento restava sempre quello alla Barbera. E buona parte degli appuntamenti, come ho detto ieri, li facevamo assieme al Benedetto Spera. Benedetto Spera era in zona, io ero fuori zona in quel periodo, come è noto ero a Palermo, quindi andavo, incontravo con Benedetto Spera e poi, come ho detto, una persona di Benedetto Spera, di Cimina, Giuseppe, non mi ricordo più il cognome, ci portava poi dove era il Provenzano. E in un primo tempo diciamo che i discorsi li seguiva direttamente il Benedetto Spera e poi era il Benedetto Spera tramite il suo accompagnatore che ci portava. Poi successivamente nell'ultimo periodo ci avevamo sempre discorsi con Benedetto Spera e spesso era lo stesso Provenzano che avevo io un punto di riferimento, che erano Umina, Gioacchino Umina, e tramite Gioacchino Umina e Carmelo Umina mi mandava l'appuntamento il Provenzano con per andare poi in un punto prestabilito anche sotto lo scorrimento veloce spesso, e che poi lo stesso quello della Barbera mi veniva a prendere o il figlio, come ho detto, o qualche altra persona a lui vicina, qualche nipote. Prego. Ieri lei ha parlato di come si delinearono due schieramenti in tutta Cosa Nostra, diciamo soprattutto dopo l'arresto di Riina, uno schieramento che faceva capo a Provenzano e l'altro a Bagarella. Io le chiedo, Salvatore Fragapane di Agrigento, lei in quale schieramento lo colloca, se ha dei fatti per cui... Salvatore Riina, perché? Spero di non sbagliare il nome. Salvatore Fragapane è l'ultimo rappresentante provinciale di Agrigento nominato ufficialmente dal Riina, e per quello che so era in modo particolare legato alla Riina prima e alla Bagarella dopo. Prego. E Domenico Vaccaro in quale schieramento lo... Domenico Vaccaro è una persona, era di assoluta fiducia di Madonia Giuseppe e quindi di Bernardo Provenzano. E ha mai sentito parlare di un parente di Leonardo Greco che si chiama Lucio Tusa?
Lucio Tusa è un altro parente di Madonia Giuseppe, un nipote, che poi successivamente si è sposato con una figlia di Leonardo Greco, se la memoria non mi inganna. Prego. In quale schieramento li colloca questi Tusa? Sempre con il Provenzano. Madonia Giuseppe e Provenzano. Lei ha mai sentito parlare di Aiello di Catania, appartenente a Cosa Nostra di Catania? Aiello. Del nome Enzo? Mi pare di sì. Questo per me è importante, perché può anche darsi che sia una persona che io abbia incontrato, quindi direi di sì. Vicino al Santa Paolo, la stessa famiglia di Santa Paolo. E assieme anche a Galea. Quindi chiedeva il PM di Ministero a quale schieramento è riferibile questo Aiello Enzo, questo le ha chiesto. L'ho conosciuto. Sì, a quale schieramento è Santa riferito? Paolo, faceva parte Santa a Santa Paolo. E quindi diciamo Madonia è Provenzano, o Provenzano, che lei ha parlato poi di due schieramenti. Questo sull'Aiello proprio non lo so. Non lo so. Lo conoscevo, l'ho conosciuto, l'ho frequentato, si incontrava sempre con Passo del Rigano, Giovanni Marciano. Galea, questo lei disse. Lo stesso, perché poi, come ho detto, vi era un altro soggetto che probabilmente sia questo, che poi, quando è stato impossibilitato il Galea, perché mi sembra che poi successivamente è stato arrestato, ha continuato a frequentare questo Aiello. Rispondendo a una delle ultime domande in sede di controesame difensivo, lei ha detto che si sapeva che il figlio di Ciancimino era, diciamo, non voglio ripetere le sue parole, anche perché in questo momento le parole precise non me le ricordo, ma mi pare che ha detto un punto di riferimento dei contatti tra Ciancimino e Provenzano. Mi spieghi meglio questo che ha detto e soprattutto chi le ha dato queste notizie sul figlio di Ciancimino? Sempre il Provenzano. E quali sono stati i discorsi precisi che ha fatto il Provenzano? Discorsi precisi sul figlio non è che ne abbiamo avuto. Questo che le ha riferito? Diciamo che metteva in risalto la figura del figlio, che era una persona particolarmente in gamba e che il padre, diciamo, aveva riposto molta fiducia su questo, e quindi diciamo che il Provenzano stesso aveva una certa stima sul figlio del Ciancimino. Riesce a ricordare quando vengono fatti questi discorsi sul figlio di Ciancimino dal Provenzano a lei? Ma probabilmente che siamo negli ultimi periodi in modo particolare, ma anche diciamo che solo quando vi erano dei 97-98, cioè non è che vado con non precisione a andarmelo a ricordare, d'altronde. Va bene, non ho altre domande, Presidente. Qualche domanda sì l'abbiamo noi. Lei ha conosciuto un tale Ciro Vara? Sì. In che termini, in che rapporti eravate, diciamo? Abbastanza buone. Vi incontravate, diciamo, scambiavate idee? Eravamo compagni di scuola. Quindi prima di essere mafiosi entrambi eravamo compagni di scuola. Incontrerò poi Ciro Vara,
a Bagheria, nel deposito ferro, e lì probabilmente siamo nell'80, oltre ad essere, cioè eravamo compagni di scuola, abbiamo preso atto che eravamo anche uomini d'onore e siamo state presentate, e se ricordo bene era stato presentate dopo l'autorizzazione da parte di Cicentino o da Nino Gargano o da Leonardo Greco stesso. Successivamente, cioè, faremo un percorso assieme, poi in modo particolare nella seconda metà, negli anni 80 in modo particolare, e in modo particolare nella prima metà dell'80 avremo parecchie cose in comune, ci incontreremo sempre, io sarò di casa a Vallelunga, organizzeremo anche assieme degli omicidi, sono anche dei processi che parlano, quindi degli ottimi rapporti. Poi nell'ultimo periodo, anche dall'inizio negli anni 90, il Cirovara abbandona un pochino quella che era stata la strada segnata da Madonia e quindi da Provenzano stesso, e si mette, si avvicina al Brusca, si avvicina al Bagarella, e nel momento in cui il Madonia Giuseppe verrà a conoscenza di questo, assieme al Provenzano lo volevano uccidere. Diciamo che poi successivamente c'è stato anche, intorno al 94, se la memoria non mi inganna, un incontro tra me e Cirovara, appositamente per gli ottimi rapporti che avevamo avuto. Nello stesso tempo aveva anche dei contatti con Benedetto Spera, che erano in ottimi rapporti anche con lui, perché il Benedetto Spera era stato soggiornato a Vallelunga e quindi aveva curato di Benedetto Spera il soggiorno su Vallelunga. Un ottimo rapporto anche con lo stesso. Diciamo che ci siamo prodigati nei confronti del Provenzano prima, per arrivare al discorso del Provenzano, per cercare di salvare la vita. Ma io ero interessato a sapere se avete mai commentato con Cirovara la strage di Capaci, chi era, se per caso è successo. Non mi ricordo di questo, Presidente. Siccome è un fatto piuttosto eclatante. Dicevamo che avevamo tante, probabilmente anche sì, però no, perché c'era... Se per caso, per esempio, Cirovara disse chi era il mandante o chi poteva essere il mandante della... Nella strage di... A livello politico. Noi abbiamo un'indicazione, ma io non, ovviamente, non gliela dico, voglio solo sapere se lei no, signor Presidente. Non ne ha parlato mai. No. E di riunioni politiche ne ha parlato mai con Cirovara? Diciamo che davano un indirizzo politico a casa nostra. Su questo discorso abbiamo fatto un incontro... si aveva parlato di Forza Italia, questo sì, all'andare a appoggiare determinate, specialmente alle mie parti, su questo. Quindi ne ha parlato? Sì, mi sembra di sì, su questo sì. Questo in che periodo? Così? Presso a poco, io mi 93, rendo conto 94, che non è semplice ricordare. Diciamo sempre nel discorso di incubazione del discorso di Forza Italia. Abbiamo parlato anche dei personaggi politici della mia zona, questo mi ricordo.
c'era forse Duccio Rinella anche presente, Rizzo e altre persone. Sì, vabbè, ma questo non mi interessa. Lei, rispondendo alle domande del PM, faccio pure io un richiamo, ha più volte parlato di una sorta di smantellamento di tutti, diciamo, i capi mafia che c'era stato progressivo, e che poi in sostanza nei vostri discorsi voi imputavate a una certa strategia di Provenzano. Ho capito bene o ho capito male? Sì. Ecco. Questa strategia di smantellamento riguardava anche lei, cioè anche il suo arresto lei. Da, signor Presidente, per essere ha inquadrato in questa strategia estremamente chiara e sincera. Io non sono in grado di additare oggi una persona perché non mi è interessata, e fra l'altro nella mia mente nemmeno mi sono curato di questo, ma quindi non lo so. Non lo sa. Noi interessava sapere, lei è stato arrestato il 16 di aprile del 2002. Del 2002, benissimo. Dove è stato arrestato? Sono stato arrestato nelle campagne di Roccapalumba. Nelle campagne di Roccapalumba. E da chi è stato arrestato? Dai carabinieri della provincia di Palermo. Quindi dall'arma territoriale, diciamo. O lei dice semplicemente dai carabinieri, se sa specificare. Cioè, diciamo, i carabinieri, ci sono dei gruppi nell'ambito dei carabinieri, se lei sa specificare. Vi era la capitaneria di Termini interessata e il gruppo provinciale proprio di Palermo, museale, okay. per la precisione. No, è l'arma territoriale, se io non capisco, però dico, questa è una circostanza che si può agevolmente accertare. Senta, io sono stato portato, signor Presidente, il suo arresto. Io sono stato portato a Termine, sì. Alla capitaneria di Termine. Vabbè, dico, questo in teoria può essere anche ininfluente. Vabbè. Poi c'era il capitano là, e un tenente che forse era di là, poi io ne casaccio, so di dove erano. E punto, quindi voglio dire, no. Se io le dico Ross, per esempio, le dice qualche cosa? Che è un reparto dei carabinieri. Che sono il Ross, questo lo so. Però allora non, se no. Le chiedo se per caso erano i carabinieri del Ross, non lo so questo. Lei non lo sa. Non lo so. So che poi è venuto un colonnello del gruppo Monreale, se ricordo bene. Però non ho capito. E in quali circostanze maturò questo arresto? Ce lo spiega? Lei si trovava in latitanza, immagino. Io ero latitante, avevo. Sì. Degli appuntamenti che, come tutte le volte che quando uscivo che mi facevo, e come tutte le volte mi muovevo di notte, ero andato diverse volte in quella azienda. Quella volta, quando sono entrato, mi sono visto i carabinieri di sopra e sono stato arrestato. E sul momento lei ha sospettato, siccome è stato fatto una grande, come dire, uso di questo termine, di essere stato venduto? Che fossi stato venduto, sì. E perché? C'erano dei motivi di fatto che potevano farle pensare questo? Presidente, potrei pensare che ero l'ultimo, potrei pensare che già avevo fatto dei progressi interno a Cosa Nostra, anche per gelosia, di un certo rilievo. Ho capito. Quindi vado a fare delle congetture. Diciamo. Siccome ieri lei si è intrattenuto molto sulle vostre, come dire, ricostruzioni, le vostre spiegazioni sui fatti. Ma uno dei danni maggiori che io stavo facendo era proprio a Provenzano, signor Presidente. Quindi le ripeto la mia domanda principale. Ha detto uno dei danni maggiori che stavo facendo lo stavo facendo a Provenzano. Cioè, perché io andavo avanti nel cammino
di Cosa Nostra all'interno e lui, diciamo, era fermo. Poi fra l'altro c'è tutta una storia su Agrigento tutta particolare. Quindi lei stava andando avanti. Allora io però la domanda iniziale mia era proprio quella. Lei l'ha messa in relazione a questa strategia di Provenzano anche il suo arresto? Direi di sì, però diciamo, signor Presidente, per dirla tutta non è che io... Ero l'ultimo dei Moicani, come si suole dire, no? Senta, e a questo proposito, dico, siccome fra di voi, a quanto pare, maturò questo convincimento che Provenzano, diciamo, stesse facendo un po' di piazza pulita, lei ha continuato a incontrare Provenzano o ha preso delle precauzioni, visto che pensava questo? Ma che vuole, ci trovavamo in una zona dove eravamo quasi assieme, quindi io dove mi facevo l'appuntamento non glielo dicevo, tanto per incominciare, ma lui diciamo che si muoveva nella zona abbastanza bene e sapeva tutto, quindi non era un segreto, sapeva perfettamente che io con i Provadà ero in ottimi rapporti, sapevo perfettamente che i rapporti tra proprietà e lui erano ottimi, tanto è vero che troveremo questo discorso quando mi ha detto sul discorso di Lardo appoggiate sui fratelli Provadà. Ecco fatto il discorso. E dico, lei quindi non ha preso le precauzioni, dico, siccome io sospetto che tu mi vuoi vendere, io allora, non frequento più quelli che tu sai che sono i miei amici, ma frequento altre persone, diciamo, prendo una certa distanza. Le dico un altro discorso interno, poi subentra anche una certa stanchezza, magari poi le cose non... No. Perché ero a Palermo, diciamo che avevo diversi appoggi là, poi successivamente me ne sono andato su Vicari. E diciamo che avevo anche avuto delle difficoltà per la ricerca di poste, cioè cose che nel complesso, diciamo, quei luoghi erano un pochino notori, anche se con lui nell'ultimo periodo veniva là, si faceva appuntamento da me nei miei posti, quindi io avevo pure messo a disposizione i posti dove io curavo, dove io la mia latitanza, ho messo a disposizione sua che aveva del bisogno. Quindi si può dire che Provenzano fino alla fine di lei si fidava ciecamente, visto che lei dice che... Di me sì, comincerà forse ad avere, su questo non ho una certezza, sul discorso di Agrigento, non so se là mi filava che non aveva capito niente oppure faceva finta di non avere capito quando ci fece lo sgambetto a Falzone. Allora ce lo deve chiarire a questo punto l'episodio di Agrigento, perché noi non lo conosciamo. L'episodio di Agrigento consiste che il Provenzano sponsorizzava, voleva a capo della provincia Falzone. Falzone come? Se lo ricorda. Non mi ricordo se era Giuseppe. Comunque, non mi ricordo. E nello stesso tempo, diciamo che c'era Di Gate che faceva parte della catena dei Fregapane, tutto c'ha un nesso logico. Di Gate, sì. E veniva a essere sponsorizzato dal lato, vede le cose come sono, Rina, San Mauro Castelverde per un verso in modo particolare.
anche se in questo diciamo che c'era un discorso anche su Villa Grazia, perché Villa Grazia Palermo, le posso tranquillamente dire che quando io ho risposto alla domanda di Carlo Greco e Pietro Agliere se fossero sempre stati in ottimi rapporti con il Provenzano, ho detto di sì. E lo stesso diciamo rapporto particolarmente forte non lo potevo dire con Giulio Gambino, per dirla tutta. E io, Benedetto Spera, appoggeremo a Digate. E Digate diventerà in un primo tempo, per quello che io so, il reggente della provincia di Agrigento. Falsone resterà. E di quali anni stiamo parlando? No, è 2001. 2001, quindi proprio. L'ultimo, alla vigilia del suo arresto. Sì, 2000-2001, cioè dopo l'arresto del suo precedente 99, se ricordo bene, Fanara o qualche cosa del genere. Quindi sulla fine del 99 ci metteremo, cioè ci sarà un appoggio prima su Degate, e che il Provenzano farà passare buona parte diciamo di tutte le messe a posto sempre da me, che vanno a finire da Degate, come passeranno da me le messe a posto di Agrigento, che andranno ad interessare anche al Provenzano. Ma vedi, lo stesso discorso poi succederà su Catania, succederà anche su Caltanissetta e su altre poste. E quindi successivamente, quando il Provenzano si renderà conto che c'era qualche cosa che non andava, comincia ad andare in escandescenza. Poi io sono arrestato nel discorso, è rimasto là. In escandescenza in che senso? Con lei anche? No, ecco qua è il punto, signor Presidente. Non so se ha capito che dietro tutto questo discorso c'ero io, Benedetto Spera, assieme ad altre persone, oppure, diciamo, come si diceva a Palermitano, mi felava facendo finta che non aveva caputo niente. Questo, su questo posso rispondere. Senta, ritornando un attimo alla strage di Capaci, che è stato ovviamente un avvenimento gravissimo e importantissimo anche nell'ambito diciamo della gestione di Cosa Nostra. Lei ha sentito mai parlare, nell'ambito ovviamente di Cosa Nostra, e se sì mi indica chi, che il mandante di questa strage era stato Martelli, ma per conto di Andreotti? Dico, l'ha sentita questa cosa in Cosa Nostra? Martelli, ministro, ex ministro di giustizia, con Andreotti? Sì, ma in realtà, perché il mandante era Andreotti, diciamo, sarebbe stata ordinata da Martelli. Vorrevo una verifica su questa. Non le posso rispondere, non lo so. Dico, l'ha sentito mai dire? No, mi sembra che è la prima volta che lo sento dire. Ma in Cosa Nostra che si diceva a proposito della strage? Cioè, lei che cosa sa? Perché è stata ordinata questa strage? Ho fatto un processo. Sì, c'è stato fatto un processo. Lei cosa sa? Perché è stata ordinata questa strage? È stata ordinata perché il dottore Falcone, prima il dottore Borsellino, erano le persone dei nemici di Cosa Nostra, non solo nell'ultimo periodo quando è avvenuta la strage nel 92, ma anche c'è una storia anche precedente che poi andrà a culminare con il Maxi processo. Quindi è iniziato una resa dei conti, io ho detto, sì, per quanto riguarda. Sì, ma a me interessa qui sapere se per caso
in qualche modo erano coinvolti, cioè la figura per esempio del ministro Martelli come veniva considerata in Cosa Nostra? Il ministro Martelli l'abbiamo appoggiato politicamente, signor Presidente, all'elezione dell'87. Nell'87, sì. Se, come veniva se, considerato? Uno se la memoria... aveva tenuto fede, diciamo, alle vostre aspettative, più o meno legittime, oppure veniva considerato uno che poi aveva... No, prima cioè, sembrava, cioè, le aspettative sono state deluse probabilmente da entrambe le parti. E ora mi spiego. Cioè Martelli si aspettava un mare di voti, ecco l'aspettativa. E la realtà, se ricordo bene, questo non c'è stato. Non c'è stato. Successivamente le aspettative da parte di Cosa Nostra non sono state al di là della quale su Martelli, perché ci sarà un passo indietro anche da parte di Martelli, signor Presidente. Tant'è vero che di socialiste in seguito, ecco il principio di Provenzano, noi poi non è stato l'unico discorso che avevamo fatto, socialiste e radicale. Dopo di ciò non si è fatto più discorso di socialista. Penso di essermi spiegato, no? Ma lei, a proposito delle elezioni e in vista delle elezioni dell'87, ci ha ricordato che Riina diede ordine di votare per i socialisti. Lei e Provenzano invece era contrario a questo. No, io no, signor Presidente, non l'ho mai detto che io ero contrario. Diciamo, no, e Provenzano era contrario. Era contrario. La domanda è, lei come si regolò? Come sono regolato? Seguì io. Provenzano, con cui era, diciamo, in stretti rapporti, o seguì la indicazione di Riina? Cioè si interessò per fare votare i socialisti anziché i democristiani. Provenzano non ha detto di non votare socialisti. Era contrario a questo, perché Provenzano doveva obbedire anche lui a questo. Però in Camera Caritate si diceva che non condivideva questo discorso. E io ho fatto votare socialista, cioè ho portato avanti il pensiero della Commissione e di Dottor Riina. E lei dice che questa cosa non ha avuto grandi risultati. No, penso che le aspettative da parte nostra erano... Da parte nostra, di Salvatore Riina in modo particolare, e chi aveva pilotato questo discorso sui socialisti. Poi non penso che sia stato così eclatante questo risultato. Tanto è vero che, come ho detto, poi c'è stato un passo indietro da entrambe le parti. Io vorrei chiarire qualche cosa sui rapporti fra Riina e Provenzano. E in particolare vorrei sapere, lei ha mai avuto ragione di sospettare che, diciamo, Riina e il suo gruppo volesse mettere in cattiva luce Provenzano? Se parliamo di sospetto potrei andare anche oltre. Meglio. I sospetti stanno a zero, diciamo, però, se lei vuole chiarire, diciamo che dare dei fatti. Mi collego tramite questa domanda che mi fa a una domanda che il Riina in un incontro che ha avuto con lui mi ha detto, cioè voleva sapere quando il Provenzano usciva. Mi si vede, no? Io esco di pomeriggio, Provenzano, cioè questa domanda mi ha lasciato particolarmente perplesso e diciamo che
ho dato una risposta e non risposta, facendo finta di non avere capito niente. E ci spieghi perché però? E quindi perché era la situazione, cioè nel momento in cui il Salvatore Rina mi fa una domanda che vuole sapere quando esce, mira che cosa? All'eliminazione dello stesso. Quindi lei ha avuto motivo di sospettare certo. Addirittura che lo volesse fare fuori. Certo, certo. Invece Presidente, parto da questo concetto. Quindi fece un babbo, come si suol dire, facendo finta di non avere capito, e il discorso è rimasto là, poi non ci sarà più. Fra l'altro di questo non l'ho detto nemmeno. E questa domanda a quando la datiamo? Sempre grosso modo, Birrina. Prima di essere 90-91. 90-91 o 2001 2001 Rina non c'era più. 90-91. Ah, già. 90-91. Sì, certo. 90-91. E quindi i due personaggi in questione, in questo periodo, diciamo 90-91, eccetera, continuavano a incontrarsi? Provenzano con Rina, visto che lei mi dice che addirittura c'erano questi rapporti. Me lo dicevano entrambi che si incontravano, mi si diceva lo stesso Provenzano che Totuccio mi ha scritto, poi c'è delle lettere tante che magari certe volte succedeva che quando io ero lì ci portavano la posta, non la apriva, se la leggeva e poi se la conservava. Quindi se c'era. Mi ricordo una frase che diceva il Salvatore Rina, che magari spesso avevano delle divergenze di vedute, però tanto dibattevano fino a quando, testo le parole sue, quando si alzavano dovevano essere sempre in sintonia, cioè con un accordo. Ecco perché quando è stato il discorso della votazione Bernardo Provenzano non è che ha detto non votare a me, ha esplicitamente espresso il suo dissenso dicendo che questo era un errore che Salvatore Rina, Totuccio, come lo chiamava lui, stava facendo, e gli ha dato ragione. Quindi insomma, per quanto le consta, continuavano a incontrarsi. Ora, nell'ultimo periodo poi, che è successo nel 92, poi non lo so più, ma direi proprio di sì. A che quante volte si incontravano o meno non lo so, so però che erano in stretto contatto di lettere, questo è poco ma sicuro. Intanto è vero che, signor Presidente, per dirla tutta, mi diceva sempre che lui tutti i discorsi, poi non sono in grado di valutare se fosse vero o no, li passava sempre a Salvatore Rina. Ma una cosa è certa, cioè io problemi da parte del Rina non ne ho avuto mai, perché i problemi che affrontavo con il Bernardo Provenzano, anche di una certa delicatezza, non ho avuto mai problemi, perché lui era sempre informato di tutto, ero sempre con le spalle coperte. Quindi anche questa è una risposta affermativa alla sua domanda. Sì, l'unica cosa che volevo capire è. C'è un certo contrasto, ma se c'è sto diverbio, è un diverbio che è andata maturando, e se c'è questa divergenza è andata maturando ogni anno poi che passava tra entrambe le parti, cioè, ma non è solo cioè fra il Provenzano e il Salvatore Rina, ma in modo particolare questo discorso era anche sul gruppo, ecco perché dico sul gruppo Provenzano, su Bagheria in modo particolare, su Pietragliene, su Carlo Greco, e su Madonia stesso. Quindi si profilano fin da prima dell'arresto di Rina i due schieramenti. Ma non solo, per dirla tutta ancora, signor Presidente, se me lo consente, il discorso è stato spostato poi anche nel discorso dopo all'arresto di Salvatore Rina, perché si creerà
questa tra il nostro gruppo e Bagarella stesso e Brusca stesso. E cioè, se proclamano cose brutte, andare a fare qualche altra guerra all'interno, poi sono stato arrestato e discorso è finito. Sì. Ma quindi lei invece da Provenzano non ha mai avuto esplicitato qualche cosa a proposito? Insomma, quello che lei ha detto è abbastanza, come dire, incisivo, che lei addirittura ha avuto modo di sospettare che Riina volesse, come dire, eliminare Provenzano. Due gallette nel non possono stare, poi diciamo, usando un termine. Ma invece da Provenzano lei segnali in questo senso di questa, diciamo, preoccupazione che Riina potesse volere, ne ha mai avuti? Onestamente no. No. Onestamente e lei no. In quell'occasione poi non immagino, comunque lei risponda alla domanda, preavvisò Provenzano, dice stai attento che qua c'è qualcuno che ho l'impressione che ti... No, no, non gli disse nulla. Non ho detto niente. Ho fatto finta di non capire, fece Vendiano, signor Presidente, non ho voluto né da un lato né da un altro lato, diciamo, pesare. Allora, veniamo a questioni invece più vicine ai fatti nostri. Lei ha detto che circa 6-7 mesi prima che Provenzano le desse l'incarico di trovare un posto dove uccidere una persona, Provenzano aveva cominciato a manifestare preoccupazioni a proposito del fatto che, mi corregga se ho capito male, a proposito del fatto che una sua, diciamo, luogo di appuntamenti a mezzo iuso era stato soffiato, era stato rivelato da qualcuno. Cioè, è stata una fuga di notizie. Una fuga di notizie. Che diciamo, dovevamo, probabilmente che poi ci sarà qualche appuntamento a Bagheria, come ho detto, appositamente per lasciare. Ora, giustamente, ecco, signor Presidente, non sono in grado di andare. Dico, in quel contesto, Provenzano, mi corregga sempre se ho capito bene o male le sue parole, in quel contesto Provenzano disse in questa casa di Colo la Barbera, di Cola la Barbera, non ci dobbiamo più incontrare, vi siete trasferiti. No. E allora mi corregga. Guidavano sempre loro il discorso, Cola la Barbera in modo particolare, che con i suoi parenti avevano il quadro della situazione. Poi io successivamente ho detto che in un posto in modo particolare, in quello di Salvatore, se si chiama Salvatore la Barbera, non ci siamo andati più. Quindi, ed è contestuale questa cosa? Certo. Cioè il posto a cui si riferiva che sarebbe stato soffiato non era la casa di la Barbera? Sì. Sì? Sì. Sì. Quindi... Non siamo andati poi più. Noi non siamo andati nella casa della Barbera e Cola, allora, dico... e nello stesso tempo c'era poi un'altra casa ancora di un altro parente, poi quella è stata completamente abbandonata. Quindi si riferiva a questo allarme, come lei ha chiamato allerta, allarme di Provenzano, si riferiva a questi posti che... Ed è da lì in poi che invece gli appuntamenti li facevate alla villetta che lei dice era a 700-800 metri. Sì, ma non solo, diciamo, ho detto anche che là nella casa non si ci andava. Quella la Barbera, spesso lo stesso con la Barbera veniva a prendermi con il camicetto o la panta rossa e ci portava. Benissimo, lui. Allora io le volevo dire, in quella stessa circostanza, quando... Provenzano dà questo allarme eccetera eccetera, vi ha per caso, dico, dovrebbe dedursi, ma io voglio una conferma da lei, vi ha detto guardate che l'allarme riguarda anche Cola la Barbera e Giovanni Napoli, cioè questi qua per ora non è prudente frequentarli o no? Sì, se ricordo bene sì, tanto è vero che Giovanni Napoli è stato un discorso marginale in quel periodo, perché anche Giovanni Napoli c'ha tutta una storia dopo particolare anche con Provenzano, comunque lasciamo andare un po' fatte. Quindi per quello che mi riguarda Giovanni Napoli in questo contesto ha un ruolo abbastanza marginale, poi successivamente sarà arrestato, cioè mi sono spiegato. Quindi in quel momento non vi disse
vi disse Provenzano, dice non dobbiamo più, diciamo, frequentare Cola la Barbera, non è prudente. Lì non si ci deve andare più. No, lì, questo l'ho capito, in quella zona, ma proprio avere contatti con Cola la Barbera, ve l'ha detto, dice no, con queste persone non dobbiamo avere contatti perché per ora non è prudente. Ho detto che con la Barbera poi mi veniva a prendere e quindi voglio dire in un altro posto, era il posto, diciamo, che era stato allertato, signor Presidente. Perfetto, io ho detto il posto è quello che è, ma le ha detto pure che è pericoloso frequentare con la Barbera per ora perché potrebbe essere, come dire, oggetto di indagini, sì. Essere seguito. Sì, ma vado oltre ancora. Se ve l'ha detto, scusi, io da quello che ricostruisce lei, desumevo una realtà diversa, perché se Cola la Barbera continuava a venirvi a prendere, significa che non vi ha detto che Cola la Barbera era un soggetto, diciamo, in quel momento da non frequentare perché poteva essere, come dire, oggetto di attenzioni. Ma ci sono due particolari ancora, c'è quella quando i carabinieri vanno nell'azienda, e c'è un altro particolare, quando il Cola la Barbera di notte si alza e vede nella sua macchina delle persone che, e allora pensa che ci stanno mettendo delle microspie. No, ne aggiungo. Questo è inedito, questo particolare. Un altro particolare. Me lo chiarisca perché. È inedito, ma io l'ho detto. Cioè, ci sarà un particolare in cui allerterà ancora per dare forza al discorso. Sempre in questo periodo. Cioè, mi faccia capire. Il Cola la Barbera. Che aveva la macchina posteggiata. Ma in questo periodo quale? Precisiamo. Del 95 grosso modo. 95, 96, qua siamo, signor procuratore. Signor Presidente. Si era affacciato da dietro il vetro della sua stanza da letto e vedeva la sua macchina con delle persone che si adoperavano. Allora, altro allarme ancora ulteriormente. Ecco perché io poi ma a seguito di questo allarme mi sono permesso di dire, arrivo, signor Presidente, che vi era anche il figlio, vi era il nipote, che spesso, cioè non era l'unico e solo. Ora, giustamente, signor Presidente, andare a il periodo con un precisione, se è stato nel mese di dicembre del 95, io non sono in grado di dirlo. Sono in grado di dirle che spesso e volentieri, diciamo che c'era il figlio di quella Barbera, come ho detto, con la sua macchina, con la sua Jeep, che ci veniva a prendere e a lasciare, e vi era un'altra persona vicina con la Barbera, un nipote, un altro Simone, se ricordo bene, che ci veniva a prendere e ci veniva a lasciare. Quindi organizzava, diciamo, tutto, diciamo, la Barbera, diciamo. Però lei non mi dà l'indicazione che da un certo punto in poi personalmente la Barbera non è più, come dire, non si è c'è più. C'è stato un periodo che giustamente quando veniva il figlio, sta a significare che si era messo da parte, signor Presidente. Quando veniva il nipote si era messo da parte. Mi sono spiegato? Sì. Andare con precisione a dirle quando mi viene con. Quindi non lo sa collocare nel tempo precisamente. Non mi viene Era comunque in quel contesto, diciamo, ampio. È sempre in quel contesto, giustamente, che il Cola la Barbera, diciamo, si defilava e prendeva il posto il figlio o anche il nipote per fare i nostri spostamenti. Devo ritornare un attimo su Giovanni Napoli, invece. Questo Giovanni Napoli si è mai interessato di, come dire, prelevarla, o che lei sappia, faceva questo, come dire, faceva questa incombenza di portare le persone da Provenzano? Sì. Sì. Diciamo che Giovanni Napoli è nato nelle mani di Provenzano. E che per tantissimo tempo, tutti gli anni 80,
spesso da Ciccio Pastore andavamo a fare gli appuntamenti assieme. Io andavo nella sua campagna ed era una persona assolutamente di fiducia del Provenzano. Diciamo anche, diciamola tutta, Provenzano si troverà a mezzo chiuso perché è l'orticello del Provenzano. E colui che curerà l'orticello del Provenzano sarà Giovanni Napoli. Giovanni Napoli. Perché troveremo Campo Felice Fetalia, mezzo chiuso, e Godrano un mine mandamento distaccato, retto da Giovanni Napoli e quindi da Provenzano. Ci resta fuori Baucina, ma che ce l'ha nelle mani lo stesso Provenzano, anche se un discorso extra a questi tre luoghi che abbiamo fatto. Quindi la spiegazione del perché del Provenzano se ne va proprio a mezzo di vecchia casa sua. E Giovanni Napoli sarà la persona che curerà nella zona gli interessi del Provenzano stesso. E lo curerà in parte anche quando il Provenzano sarà latitante in quella zona, però poi c'è il discorso che sarà arrestato e successivamente il posto di Giovanni Napoli, diciamo che sarà preso da Culla alla Barbera. Siccome lei quando parlava dei suoi incontri ha continuato a citare la Barbera e i suoi stretti congiunti che la conducevano da Provenzano. Non ho mai sentito che lei ha detto che era il Napoli che la conduceva. No, Presidente, ieri ha parlato di almeno due occasioni in cui Giovanni Napoli. Ho detto io che andando a casa da Cola Lambarbera ho trovato la Giovanni Napoli. Ho detto questo una volta o due volte e poi basta, cioè non ho... Ha trovato là, ma dico, è stato condotto da Giovanni Napoli agli appuntamenti con Provenzano, questo volevo dire. A me, cioè, se la memoria non mi inganna, Giovanni Napoli in posti dove fosse il Provenzano non l'ha portato. È un ricordo sempre con Benedetto Spera, Odissea di Benedetto Spera, eccetera, eccetera. Forse sarà questa anche la spiegazione, e poi da quello alla Barbera. Quando Provenzano si trasferì, lei ha detto, a Ciminna, dopo l'arresto di Benedetto Spera, quali parole esattamente usò per giustificare questo fatto che se ne andava, diciamo, da mezzo chiuso? Cosa le disse? Se andava da mezzo chiuso, la scappò. Sì, cosa le disse? Disse, ora non mi ricordo... Cioè è rimasto bloccato tutta la giornata, poi in serata se n'è andato. Ora il particolare, se per un tratto se n'è andato a piede, se poi c'è andato qualcuno a prelevarlo in serata, comunque mi ha detto poi che scappò di là. Sì, vabbè. Alla frase proprio? No, perché volevo capire, siccome lei ha usato ha detto che se ne andò, la ragione per cui se ne andò dalla zona di mezzo chiuso, a parte diciamo, il momento diciamo, di in cui fu arrestato Spera, è rimasto bloccato lui là, è giusto? Poi decise proprio di abbandonare la zona di mezzo chiuso. Ecco, per quale ragione, che cosa le disse? E mi disse che
là, specialmente con l'arresto di quella la Barbera, la zona era diventata incontrollabile, cioè che non ci poteva stare più in quella zona. Ma perché non aveva più l'appoggio di la Barbera? No, signor Presidente, non aveva più l'appoggio della Barbera per quanto riguarda diciamo il territorio, ma è saltato qualche altra cosa che per lui diciamo... Perfetto, perché lei questa espressione usò, lei ha usato, rispondendo alle domande del pubblico ministero, l'espressione c'era qualcosa che gli era sfuggito di mano, ma l'ha precisato, che parole ha usato in questi termini? Non aveva più una certa copertura a livello delle forze dell'ordine su quella zona. E questo le ha detto, su quella zona. Questo voglio sapere. Cioè non me l'ha detto esplicitamente dicendo proprio le carabinieri. Cioè, lei ci riporti, si sforza. È saltato diciamo il sistema di quando ci permetteva diciamo di starcene tranquillamente sedute davanti alla velletta. Quindi in sostanza le volevo dire, Provenzano, in termini espliciti, le ha mai detto io sono tranquillo perché sono coperto, indicandole chi gli garantiva la copertura? Diciamo che garantiva, ci diceva in modo particolare antecedente a questo discorso, perché poi anche dopo cioè diventò, come ho detto, a parecchie, cioè diventò maniaco per quanto riguarda telecamere e microspie. Sì, ma questa mania delle telecamere, microspie, eccetera, risale sempre a questo momento in cui vi è messo in allarme? Dopo l'arresto di Benedetto Spera. Dopo? Sì, sì. No, io avevo capito che era prima. Vediamo, comunque chiariamolo. No, il concetto è dopo, perché come le ho detto poi lui sarà ospite mio nella mia abitazione e là andava camminando sempre con questo... Con l'apparecchietto, successivamente. Però io avevo capito che lui fin da tempo prima era preoccupato... Come apparecchietto? Con apparecchietto sì, questo l'ha detto, l'ho acquisito. Sì, però diciamo che anche di prima c'era qualche cosa, cioè non era più tranquillo come era prima. E questo da quando è che è data circa, che non era più tranquillo come era prima? Pressa poco, diciamo, se lei riesce a collocarlo nel tempo. Ma dal finire degli anni 90, signor Presidente, poi con precisione. Dal finire degli anni 90. Con precisione, no. Ma mi pare che abbiamo visto qui il telefono. Sì, forse qualche cosa... Lei conosce un tale Quattroluni? No. Mai sentito nominare? Nominare sì, non mi ricordo se sia di Agrigento o di Caltanissetta, però non ho niente, io personalmente non ho avuto nessuno, almeno per quello, il nome? Me lo dice pure. Lello, detto Lello. Aurelio di nome. No, signor Presidente. No. È di Catania. Avevo capito dal nome poi. Quindi non lo conosci, non ne ha mai sentito parlare. Poi. Non è che Provenzano, lei rispondendo alle domande del pubblico ministero, ha parlato di quell'incarico di trovarle il posto per uccidere. Non le disse nient'altro a proposito? Doveva essere accompagnato. Dico, qualche chiarimento per quale ragione, diciamo, chi gli aveva detto o lo aveva messo in sospetto su questa persona? Le ha detto niente, no?
ci pensi, non lo so. Cioè di chi possa avere detto al Provenzano che c'era stata questa fuga di notizie, diciamo, da dove potesse partire questo discorso? Io non lo so se è connesso, poi questo lo considereremo. Allora, lei ha parlato di circa sei mesi dopo. Comunque, dico, le ha detto, è venuto qualcuno a dirmi che questa è una persona, diciamo, inaffidabile, o c'ho un traditore che dobbiamo eliminare? No, questo le volevo chiedere. Ma se ricordo bene c'è stato, come ho detto ieri, probabilmente qualche accenno c'è stato, ma semplicemente a livello di accenno, signor... Vabbè, se lo ricorda, se lo ricorda. Discusso a livello di persona, diciamo, traditore, però non mi ricordo in particolare. Ma Brusca si incontrava con Provenzano, che lei sappia, Giovanni Brusca? Giovanni Brusca si è incontrato, so pure la casa dove si è incontrato. Si è incontrato, scusi? No? So pure la casa dove si sono incontrati, ma... che non è nel territorio di Mezzoiuso, ma diciamo che più su Baucina, ed è un caseggiato che noi là di tanto in tanto qualche altro appuntamento ce l'abbiamo fatto, ecco, mi viene fuori anche un altro discorso di cui non avevo parlato, ed è sulla destra salendo per Agrigento, c'è una strada in prossimità del bivio di Baucina, solo che il bivio di Baucina va a sinistra, Baucina è situata sulla sinistra, e questa casa è sulla destra. E c'era una calcestruzzola come punto di riferimento, dove noi, e poi là mi venivano a prendere, mi facevano lasciare là e poi successivamente ed era là vicino, ed su quello mi aveva detto che il Provenzano aveva anche incontrato il Brusca. Questo glielo disse Provenzano? Provenzano e Benedetto Spera, che Benedetto Spera era imboscato nei pressi precisamente per fare la guardaspalle al Provenzano. In questo periodo di che parliamo? Di quale periodo parliamo? circa 94, inizio 95, in quel periodo, cioè prima che poi nel 95 sarà arrestato, non mi ricordo più, cioè nel 96 sarà arrestato, per il 94 e il 95. Ma probabilmente più sul 94, che c'è stato anche il discorso del piccolo De Matteo. E l'oggetto di questo incontro quale fu, se lei si ricorda? Io non, se lo sa. Io non c'ero. Dico, se lo sa, se qualcuno, visto, gliel'ha detto. Io no, cioè abbiamo parlato dei problemi di Brusca e Bagarella e in un certo qual modo... anche nel nostro contesto, nel contesto di Benedetto Spera e non solo, perché... E cioè di Lo Bianco? E c'era tutta una situazione particolare che andava ad interessare sia il discorso di Lo Bianco, cioè il discorso del fratello di cui ho parlato in precedenza. Quindi c'erano dei discorsi che andavano ad interessare il Benedetto Spera, c'erano dei discorsi che andavano ad interessare il piccolo De Matteo, c'erano diverse discussioni, però io, come le ho detto, non ero presente. E quindi lei, che le consti, c'è stato solo questo incontro
tra Brusca e Provenzano o ce n'erano altri? Avevano, di quello che io ricordo, in modo particolare ricordo questo, che poi quando siamo andati là, Benedetto Spera me ne ha parlato anche lui. Lei ha già indicato il momento in cui ha iniziato a collaborare. Ci vuole dire per quale ragione ha cominciato a collaborare? Ha diverse ragioni, signor Presidente. Ce le spiega? Diciamo che, come ho detto tante volte, ho avuto finalmente un momento di poter riflettere e ho cominciato a tornare indietro con la mia mente, cioè ho fatto tutto, ho detto io, mi sono rivisto il film della mia vita dall'80 in poi, quando sono entrato in Cosa Nostra, e quando mi sono reso conto che Cosa Nostra non era più la Cosa Nostra in cui io, quando sono entrato, cioè è andata degenerando, camminando, non c'erano più, come ho detto tante volte, valori, principi. Allora da quel minuto ho deciso di fare un passo indietro e ho deciso di intraprendere, di cambiare vita. Senta, lei ha ricevuto, sono state emanate nei suoi confronti sentenze dopo la collaborazione, dopo che ha iniziato a collaborare? Tantissime. Le è stato riconosciuto sempre l'attenuante della collaborazione, che lei sappia? Ma tranne qualche caso che io non mi ricordo, signor Presidente, proprio all'inizio, poi diciamo nel proseguo, qua l'avvocato può essere più chiaro di me, diciamo, in materia. Direi proprio di sì. Lei per esempio ha confessato omicidi, di avere partecipato a omicidi? Sì, ci sono state delle sentenze, siamo state condannate. Quindi, sempre omicidi di mafia? Omicidi di mafia. Ha mai ricevuto la condanna all'ergastolo? Da collaboratore? Anche da prima intanto. Da prima probabilmente non in via definitiva. Ma stiamo parlando di definitive. Noi condanne definitive. No, all'inizio cioè avevo, se ricordo bene, in primo grado, lo stesso discorso sulle stragi. Certo, cioè avevo primo grado, dopo la collaborazione, quindi. No, dopo la collaborazione che io ricordo. Mai è stato condannato. No, completamente. Che significa che ha dovuto avere riconosciuto l'attenuante. Ho avuto sempre. Forse la massima pena che ho avuto è quella sulle stragi di 20 anni, dopo di ciò sono tutte al di sotto di 20 anni. Guardi Presidente, se mi consente e se posso chiarire la situazione, lui ovviamente faceva riferimento alla prima condanna nella quale non vi è stato il riconoscimento dell'articolo 8, semplicemente perché era quasi concluso il dibattimento. Perfetto. Del processo di primo grado in corte d'assise e ci fu una concessione di circostanze attenuanti generiche con pena a 14 anni. Tutte le altre occasioni di sentenze dal 2002 ad oggi, in ogni tipo di reato, omicidio o meno, hanno avuto riconoscimento di articolo 8, ivi compresa strage di capaci. Va bene. Abbiamo domande? Va bene. Questo mi pare che l'abbia detto. Sì. Telegraficamente, il nome del figlio di Ciancimino di cui lei ha parlato, cioè di cui le ha parlato Provenzano, se lo ricorda. Come persona, diciamo, in gamba, lei ha detto, eccetera, e di cui il padre, come dire, si affidava il nome. Massimo questo. Poi mi chiedono di chiederle
un chiarimento a proposito del momento in cui lei ha riferito che Provenzano le disse che aveva incontrato Ilardo. Prima di tutto volevo capire, le disse che l'aveva incontrato in una sola occasione o in più occasioni? Questo non mi ricordo, comunque ci sono state poche occasioni. Non si ricorda? Se non addirittura un'unica sola. Su questo punto ero sicuro sul discorso dei biglietti, dei pizzini, cioè sulle messe a posto di lavoro, e su questo avevano contatto. Su questo è sicuro? Sì, sì. Sul numero di incontri non dà un'indicazione? Uno? No, perché... Propende più per uno, però. Direi, però, signor Presidente. No, vabbè. Non lo so. Ora, in quel periodo, quando le rivelò che aveva incontrato Ilardo, già Provenzano trascorreva la sua latitanza a mezzo iuso? Confermo. Vabbè. Se volete chiudere l'esame, avete qualche altra domanda? Prego. Sì, Presidente, grazie. Sulle domande fatte dal Tribunale. Senta, a proposito di Giovanni Napoli, lei sa se prima che il Napoli venisse arrestato sia mai capitato che Provenzano addirittura dormisse a casa di Giovanni Napoli? Non ho capito. Se? Se sia mai capitato che Provenzano abbia... Non è che è spento sul microfono, no? No, non è spento. No. Allora, le volevo chiedere se lei sa se prima che Giovanni Napoli venisse arrestato, non le dico la data ma a noi risulta, sia mai capitato che il Provenzano addirittura dormisse a casa di Giovanni Napoli a mezzo chiuso. Sì. Si ricorda l'occasione? Lo stesso Giovanni Napoli che me l'aveva detto. Si ricorda per caso anche l'occasione, se in quella circostanza Provenzano doveva essere accompagnato ad un appuntamento con qualcuno? E perché poi dormì da Giovanni Napoli? No, non ricordo altri particolari, signor procuratore. Allora, questo è comprensibile, ma io le leggo e le contesto quello che lei... In termini più precisi, su questo fatto che ora ha confermato, ha detto nell'interrogatorio del 28 maggio 2008, pagina 30. La data precisa non mi ricordo, si doveva incontrare nella zona di Corleone con Rosario Lobue. Perfetto. Aspetti che concludo, così poi lei può darsi, può darsi però che già si ricorda. Ah, se già si ricorda. Si doveva incontrare nella zona di Corleone con Rosario Lobue. E c'è stata un'emergenza che in quella casa dove si doveva avere questo appuntamento, la notte c'erano andate le forze dell'ordine. Quindi c'è stata un'emergenza e il Provenzano si è appoggiato su Giovanni Napoli e quindi sull'abitazione di Giovanni Napoli stesso. Se ricordo bene, ora è questa, signor procuratore, se esattamente se sbaglio mi corregge. No, non, rispetto a quello che ha detto è assolutamente identica la cosa. Volevo chiederle, diciamo, uno sforzo di memoria, se è in grado di farlo, per riferire l'epoca. Considerato che
come risulta da atti di questo processo, Napoli venne arrestato nel 98. Quanto tempo prima? Ma di questo me ne aveva parlato anche il Provenzano, su questa vicenda del Rosario Lobuola, guarda che ci penso. E non ho, attorno al 96, signor procuratore, però 96-97, perché poi ricordo perfettamente che anche Rosario Lobuola è stato arrestato. Sento un'altra domanda particolarmente specifica, vediamo se lei sa rispondere anche oggi a distanza di tanto tempo. Lei ha detto che in numerose occasioni è stato prelevato per essere portato al cospetto di Provenzano da Cola la Barbera o dal figlio di Cola la Barbera o da altri parenti di Cola la Barbera. O da quel Giuseppe di Ciminna con Benedetto Spera, mi perdono? Sì. Ora, con riferimento a questi signori, e in particolare Cola la Barbera e i parenti di Cola la Barbera, lei per caso riesce a ricordare anche il tipo di automobile che utilizzavano per venirla a prendere e portare da Provenzano? Il Giuseppe di Ciminna aveva una Panda 4x4. Una? Panda, Panda 4x4. E il figlio di Cola la Barbera, come ho detto, una Jeep. Il Cola la Barbera o il camion, o se ricordo bene, una Panda rossa. Stesso discorso da parte dell'altro Simone. Parente di Cola la Barbera, un'altra Panda rossa. Se fosse la stessa o meno, non sono in grado questo di dirlo. Simone è un altro figlio di Cola la Barbera, per quello che ricordo? No, dovrebbe trattarsi tutta più di un nipote. Il figlio aveva una Land Rover, mi pare. Viceversa, l'altro la Barbera sul lato Campo Felice di Fitalia, il figlio aveva una campagnola Fiat di colore la classica, il classico colore delle campagnole Fiat di un tempo, verde pesello, non so con precisione spiegarlo, cioè la classica campagnola di un tempo. E questo chi era che l'aveva? Il figlio, il fratello dovrebbe trattarsi di Salvatore la Barbera, si chiama Salvatore la Barbera. Aspetti, il figlio del fratello, il nipote di Cola la Barbera. Sì, perché la macchina la portava lui, il figlio. A lui in macchina non l'avevo visto portare mai. Senta, per quanto riguarda l'utilizzo di questa Fiat Campagnolo di colore verde, lei ricorda una sola occasione o più occasioni? No, questo è pochissima occasione, diciamo che queste si depilavano sotto questo punto di vista, si limitavano a coprirci quando noi eravamo là. Presidente, sto controllando una cosa.
devo tornare per l'ultima volta sul discorso che le fa Provenzano, quando aveva saputo che le forze dell'ordine avevano individuato uno dei luoghi di mezzoiuso utilizzati per incontri, riunioni e quant'altro. Lei poc'anzi, ecco perché sento il bisogno di ritornarci, ha detto che questa cosa Provenzano l'aveva saputa perché c'era stata una fuga di notizie. Allora, per quello che le disse Provenzano, o per quello che lei ha saputo in un altro modo, che significa c'era stata, io non voglio fare nemmeno una domanda suggestiva, c'era stata una fuga di notizie sul fatto che le forze dell'ordine avessero individuato questo locale o questa campagna? Anche all'interno di noi c'era lo sbirro che parlava, insomma. Sì, ma io le chiedo, per quello che eventualmente le ha detto, Provenzano da chi o da quale ambiente aveva saputo che le forze dell'ordine avevano individuato la casa? Cioè, mi spiego meglio. No, no, già è abbastanza, chiaro, signor procuratore. Ho un vago ricordo e mi fermo a questo vago ricordo, e così per come mi viene la dico, non posso poi andare oltre. Se ricordo bene c'è stato qualche accenno su Caltanissetta, mi fermo qua. No, che vuol dire? Soltanto come, diciamo, indicazione geografica. Che venisse da Caltanissetta come notizia? Ho capito. Le sto dicendo però proprio a livello di flash. Ma accendo intanto di chi? Di Provenzano? Sì. Va bene, non ho altre domande. Ma da Caltanissetta in che senso? Cioè da quali ambienti di Caltanissetta? Solo un accenno dice da Caltanissetta? No, signor Presidente, mi creda, no. Non posso, non sono in grado di dire proprio, mi è venuto così, che questo nemmeno non mai... sperando di non sbagliarlo l'altro. Ma non lo so, io vorrei capire, Provenzano dice dobbiamo prendere precauzioni perché c'è stata una fuga di notizie, qualcuno di noi, cioè qualcuno che è venuto a incontrarmi è uno sbirro, giusto? Qualcuno di noi notizie che sono arrivate da Caltanissetta. E vi dice questa cosa, quindi. Ma sempre ripeto, signor Presidente. Lei ha avuto l'impressione che già lui sapesse chi era questo sbirro di qualcuno, oppure ancora dice non so chi è, dice però qualcuno di noi è uno sbirro. Cioè, in un primo tempo non se ne sono fatte discorsi esplicite, signor Presidente, poi più è là, diciamo che si è state più espliciti dal discorso. E come? Se ricordo bene, espliciti come, scusi? Caltanissetta, che poteva avere, che veniva sta notizia da Caltanissetta. O che era uno di Caltanissetta? Notizia che veniva da Caltanissetta, cioè la notizia che uno era sbirro veniva da Caltanissetta. Sì. Non che lo sbirro veniva da Caltanissetta. Che quello fosse originario pure di Caltanissetta, che c'è magari una coincidenza, su questo, come ho detto, io nemmeno lo so dove era ubicato come famiglia, ma parlo come discorso di notizie. L'altro, signor Presidente, mi creda, non sono completamente in grado di dire, se no lo direi.
Quindi l'accenno diciamo fu a Caltanissetta. È una lampadina che si sta accendendo dopo la domanda che ha fatto il signor procuratore. Va bene. Possiamo congedare. Uno ci rimane sempre la cosa di dire, forse c'è qualche altra cosa da chiarire. Carne al fuoco ce n'è tanto. Va bene. La ringrazio. Grazie. Quindi, a voi, buona giornata. Pare che avevamo già fissato per il 20. Già un programma del pubblico ministero. L'udienza è piena dalle 9 del mattino? Sì. E allora noi... Non abbiamo fissato niente. Allora citeremo per quell'udienza i due testi ammessi con l'ordinanza di oggi, Giovanni Ciancimino e Luciano Violante. Vabbè. Allora, poi punto... c'era anche il perito che doveva essere sentito. Sì. Mi ricorda. Sì. No. Sì. A me sembra anche una. Tra poco, perché non lo so, voglio dire, noi abbiamo avuto anche i documenti, voglio dire, non sono atti particolarmente corposi. Ma forse il pubblico ministero che ha chiesto la prova potrà valutare anche, diciamo, meglio dei difensori la durata delle cose. Poi qua, singolare. Veramente deposizioni brevi. Non credo che, ora a mia memoria forse pochissime, ma insomma sono state sempre tutte molto articolate, perché poi c'è il controesame. Cioè, quindi... Sarei molto soddisfatto per la celerità del processo se riuscissimo veramente a completare l'audizione di questi due testi. Tra l'altro voglio dire, rispetto ai temi di indagine, io non so che cosa hanno detto ovviamente, ma soprattutto il Ciancimino non mi pare che sia un test breve. Poi comunque, voglio dire, il pubblico ministero valuta. Sì, sì, Giovanni Ciancimino, ma siccome è chiamato a confermare alcune cose, diciamo, a proposito di... Quindi, però... E poi c'è anche il perito, noi pensiamo che sarà un'udienza piena. Ecco. Allora, a questo punto il Presidente rinvia il processo all'udienza già programmata del 20 ottobre. 2009, ore 9.30, e mi pare nell'aula, perché è un martedì, nell'aula nostra, nell'aula del Palazzo Vecchio, quindi quarta sezione penale, Palazzo di Piazza Emanuele Orlando. Punto il pubblico ministero, precisa che citerà i testi onorevole Luciano Violante e avvocato Giovanni Ciancimino. Il Presidente dispone che venga, ma non mi ricordo se al perito abbiamo detto già di ricomparire il 20, gli abbiamo detto, e comunque voi glielo ricordate anche informalmente al perito di venire per il 20, va bene, l'udienza è tolta, grazie. Grazie. Buongiorno. Ma io ora mi segnalano, scusate, mi segnalano giustamente se per caso magari l'onorevole Violante ha un impegno. Eventualmente il PM tenga sempre conto che è un'udienza dedicata, quindi se può sopperire con qualche altro, va bene? Abbiamo sempre fatto.